giallo d'estate. Casi irrisolti, misteri, delitti. Un programma di Cinzia Tani. Scelte musicali e regia di Antonio De Roberto. Buongiorno a tutti gli ascoltatori da Antonio De Robertis, non da Cinzia Tani, perché eccezionalmente oggi la nostra conduzione ha un sapore, anzi una realtà intercontinentale, perché Cinzia è in Messico ed è collegata con noi. Cinzia? Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, lì che ore sono? Da noi sono le 13:20 più o meno e quindi a te sono le 5 del mattino, sono 8 ore di differenza, giusto? Ben alzata, quindi è il primo caso di conduzione radiofonica intercontinentale. Perché sei in Messico? Per fare sopralluoghi per il prossimo romanzo, La rivoluzione messicana. Ah, molto bene. Adesso però ti devi occupare del caso di oggi, quindi ti lascio la parola. Intanto saluto Marco Mascia che cura la parte tecnica del programma e quindi voglio anche ricordare agli ascoltatori che chi volesse riascoltare la puntata o scaricare il podcast può farlo dal nostro sito all'indirizzo giallodestatetuttoattaccato.rai.it. Oggi parleremo del caso del mostro di Firenze e allora ripercorriamo le tappe principali di questa brutta storia con questa scheda affidata alla voce di Alberto Biciocchi. La notte del 21 agosto 1968 all'interno di un Alfa Romeo Giulietta bianca posteggiata nelle vicinanze di una strada sterrata che corre accanto al cimitero di Signa in Toscana vengono assassinati Antonio Lobianco, muratore siciliano, sposato e padre di 3 figli e Barbara Locci, casalinga di origini sarde. I due sono amanti, la donna è sposata con Stefano Mele, un manovale sardo emigrato in Toscana. Sulle sedile posteriore dorme Natalino, 6 anni, figlio di Barbara e Stefano. L'assassino si avvicina all'auto ferma ed esplode complessivamente 8 colpi da distanza ravvicinata. 4 colpiscono la donna e 4 l'uomo. Natalino Mele si risveglia al primo colpo esploso, ma non sarà mai in grado di asserire con certezza di aver visto l'assassino. Le indagini conducono al marito della donna, Stefano Mele, che si sospetta possa avere commesso il delitto per gelosia. L'uomo è affetto da ritardo mentale, tanto che in sede processuale gli sarà riconosciuta la semi-infermità di mente. Mele, dopo avere dapprima negato e poi avere coinvolto altre persone, ammette e confessa di avere commesso il delitto. Viene condannato a 16 anni di carcere. Il 15 settembre 1974 si consuma il primo duplice omicidio di apparente natura maniacale. Pasquale Gentilcore, di 19 anni, e Stefania Pettini, di 18, vengono uccisi in uno spiazzo presso il fiume Sieve, mentre sono appartati a bordo della Fiat 127 del ragazzo. Pasquale viene raggiunto da 5 colpi esplosi da una Beretta calibro 22 Long Rifle, la stessa utilizzata nel delitto del 1968. Per Stefania i colpi sono 3, ma non la uccidono. Viene trascinata fuori dell'auto ancora viva e finita a coltellate. Nel 1981 altri 2 duplici delitti, 2 vittime anche nel 1982. Nel 1983 ad essere assassinati sono 2 turisti tedeschi, sono 2 maschi, ma forse l'assassino ha scambiato uno dei 2 per una ragazza. Un anno dopo un altro omicidio, ancora una volta si tratta di una coppia. L'ultimo duplice omicidio avviene nel 1985. Le vittime sono 2 giovani francesi uccisi sotto una tenda da campeggio. I delitti sono tutti avvenuti in circostanze che li accomunano, luoghi appartati, notti di novilunio o con cielo coperto, quasi sempre d'estate. L'arma usata è sempre la stessa, una pistola Beretta serie 70, calibro 22, long rifle, caricata con proiettile Winchester serie H. In 4 degli 8 duplici delitti, l'assassino ha asportato parti anatomiche dai cadaveri delle donne uccise. I luoghi dei delitti sono per lo più stradine sterrate e nascoste, adatte a garantire intimità alle coppie di amanti. Questo induce gli investigatori a ipotizzare che l'assassino sia una persona esperta dei luoghi e che abbia seguito le sue vittime a distanza in modo da poter scegliere il momento più opportuno per uccidere. Beh,
Bene, riprendiamo il nostro discorso con riguardo il mostro di Firenze e sono con noi in studio lo psicologo e criminologo Ruben De Luca. Buongiorno Ruben. Buongiorno a te Cinzia. E al telefono il giornalista Francesco Nocentini. Buongiorno a te Cinzia. Buongiorno. Allora Ruben De Luca, autore di moltissimi libri che riguardano soprattutto i serial killer, di cui è forse uno dei massimi esperti, ma anche di delitti in generale, è adesso prossimo alla pubblicazione del suo primo noir, vero? Sì, esatto, il mio primo romanzo, Dietro il sipario. Bene, allora Ruben, prima voglio chiedere a Francesco Nocentini, evitando di parlare del caso che abbiamo sentito di Antonio Lo Bianco e Barbara Locci, invece passiamo direttamente all'idea del serial killer. Quando è che si forma questa idea? Si forma molto tardi, si deve arrivare a quello che è il quinto duplice delitto della serie, siamo nel giugno del 1982. Cosa succede? Succede che sui cadaveri dei ragazzi ammazzati vengono repertati dei bossoli calibro 22. Un maresciallo dei carabinieri, si chiama Francesco Fiori, si ricorda di un duplice delitto di tanti anni prima, appunto quello del 1968, e naturalmente cosa fa? Prende i bossoli repertati in quei giorni, li confronta con quelli del 1968 e con altri duplici delitti affini. Perché ci sono ancora i bossoli? Probabilmente per un errore, perché quelli del 68 sono in una busta di plastico spillata sulla praticamente faldone appunto del duplice omicidio del 1968. Dovrebbero forse essere distrutti, invece l'errore di un cancelliere li ha lasciati lì, ma diciamo questo errore si trasforma diciamo in una carta vincente per gli investigatori, insomma viene fuori che c'è una stessa pistola e quindi una stessa mano che ha colpito fino a quel momento. Ecco, quindi da questo punto in poi come si svolgono le indagini? Ma da questo punto in poi le indagini si svolgono con la cosiddetta pista sarda. Perché la pista sarda? Perché diciamo i protagonisti, le vittime del primo duplice delitto erano sardi e quindi si ipotizza che Stefano Mele, il reo confesso, che poi in realtà diciamo sarà scagionato tra virgolette nelle indagini successive, sia stato consigliato o abbia appaltato, fatto fare a qualcun altro il duplice delitto appunto del 1968 e che la pistola poi sia passata appunto a questo gruppo di sardi che ha continuato a mettere vittime. Ma poi si esclude questa pista? Questa viene esclusa definitivamente dal giudice Rotella, fra l'altro questo giudice è morto qualche settimana fa, il giudice Rotella la esclude perché termina la sua istruttoria nel 1989 e dice i sardi con questi duplici delitti niente hanno a che vedere. E quindi si prosegue verso altre... Si prosegue verso quello che sarà poi l'indiziato principe, peraltro morto assolto, nonostante nei suoi confronti dovesse essere ripetuto il processo di secondo grado, cioè Pietro Facciani. Pietro Facciani, perché si arriva a lui? Si arriva attraverso lo screening. Ruggero Perugini, il primo capo della squadra antimostro, diceva perché siamo arrivati a lui? Perché su di lui c'è almeno un motivo per cui si può credere che sia l'omicidio. Sì, sì. Allora, sentiamo invece da Ruben De Luca, abbiamo detto che si arriva a Pietro Facciani, vogliamo tracciare il profilo di Pietro Facciani? Ma dunque, Pietro Facciani in un certo senso diventa il colpevole ideale, perché è sicuramente un soggetto che non ispirava simpatia, era un omicida, aveva già commesso un omicidio sicuro nel 1951, quando lui praticamente scoprì la fidanzata dell'epoca che amoreggiava con un altro ragazzo nei campi, si fece prendere dalla rabbia e uccise insomma l'amante e la fidanzata e diciamo infierì sul seno sinistro della ragazza, elemento poi che verrà utilizzato in seguito per fare l'analogia appunto con le mutilazioni effettuate dal mostro di Firenze. Condannato per quell'omicidio? Fu condannato, scontò diciamo la sua condanna, poi fu di nuovo arrestato perché aveva stuprato le figlie ripetutamente, era un violento, picchiava la moglie che aveva dei problemi deficit mentali, picchiava le figlie, quindi diciamo sicuramente non era un soggetto che ispirava simpatia, per cui poteva essere un colpevole perfetto. Da qui a dire però che sia il mostro di Firenze ce ne passa.
Ecco, ma comunque viene arrestato. Dunque, lui viene arrestato, sì, in realtà viene sospettato dal 91, appunto, anche se c'era una lettera anonima risalente al 1985 che lo aveva segnalato all'attenzione degli inquirenti, poi in realtà viene, come dire, viene proprio preso di mira dal 91 in poi e viene arrestato anche in base a una maxi perquisizione famosa che poi venne smantellata nel processo di appello perché venne trovato questo famoso bossolo coincidente poi con i proiettili usati dal mostro di Firenze in una trave nel suo orto. L'unico problema è che la perquisizione, che era tutto video registrata, casualmente il nastro della videocamera che riprendeva la perquisizione si interruppe, terminò proprio nel momento in cui venne ritrovato questo proiettile particolare, utilizzato poi appunto nel processo d'appello, perché lui in primo grado era stato condannato, e appunto fu usato dalla difesa questo particolare per inficiare la regolarità della perquisizione. Quindi diciamo che nel primo processo viene condannato. Esatto, viene condannato, però anche qui c'è una disparità che nessuno, un'incongruenza che nessuno ha mai spiegato, cioè in realtà Pacciani viene condannato per 7 degli 8 duplici omicidi, perché con tutta la buona volontà degli inquirenti e il volere a tutti i costi, come dire, confezionare il vestito da mostro a Pacciani, nessuno è mai riuscito a spiegare il delitto del 68. In effetti poi per giustificare il passaggio della pistola, perché il punto nevralgico è tutto qui, la pista sarda viene abbandonata, ma in realtà che cosa si dice? Si dice che il delitto del 68 sicuramente venne compiuto, se non da Stefano Mele, comunque all'interno della pista sarda. Poi questa pistola per qualche motivo venne abbandonata, venne buttata in un fiume, venne eliminata da qualche parte, e Pacciani casualmente trovò questa pistola e la utilizzò. Particolare che a me è sembrato sempre abbastanza fragile. Quindi diciamo che poi al secondo processo, il processo d'appello, viene assolto. E il secondo processo viene assolto in appello, anche se poi, proprio perché vengono fatte notare tutte queste incongruenze, tra l'altro anche una perizia dell'FBI degli anni 80 che venne chiesto all'FBI di occuparsi del caso, e questa perizia, poi suffragata anche da una perizia del professor De Fazio di Modena, puntava su un serial killer, tra l'altro con caratteristiche fisiche diverse da Pacciani. Pacciani è alto 1,65 m, secondo la perizia dell'FBI, data anche l'altezza degli spari, il serial killer era più di 1,80 m, agile, scattante, eccetera. Diciamo che non corrispondeva all'identikit psicologico del mostro presunto ipotetico con la personalità di Pacciani. Però la Cassazione annulla la sentenza d'assoluzione e ci doveva essere un nuovo rinvio a giudizio, se non che Pacciani muore anche qui in circostanze abbastanza poco chiare. Nocentini, Francesco, quindi ci sono sospetti sulla morte di Pacciani? Sì, perché probabilmente si è sospettato che lui, sofferente di cuore, sia stato in qualche maniera costretto da qualcuno a prendere più delle medicine dovute, che poi gli hanno ridotto un infarto. E infatti subito dopo la sua morte il pubblico ministero, che indagava e è indagato sul mostro di Firenze, Canessa, dispose subito un'autopsia. Le indagini però non sono arrivate a nulla. È una delle tante morti strane che hanno costellato questa inchiesta. Questa inchiesta. Ecco, Ruben De Luca, invece, come si arriva ai compagni di merenda? Ma diciamo che una volta assolto Pacciani appunto in appello, e vedendo che appunto l'impianto accusatorio contro di lui come assassino solitario era abbastanza fragile, si cercano nuovi filoni di indagini e si arriva anche tramite segnalazioni. Questo caso, oltre di morti misteriose, è costellato anche di segnalazioni anonime, lettere mai, diciamo che non è stato mai identificato il mittente, eccetera. E comunque entrano, siccome Pacciani era un notorio, tra le tante sue qualità tra virgolette, qualità negative, c'era cioè anche il fatto di essere un noto guardone, insomma uno che comunque si aggirava per quei posti, aveva una perfetta conoscenza di quei posti dove vennero uccise le coppiette perché spiava gli altri fare l'amore, entrano nell'indagine anche Mario Vanni e Giancarlo Lotti, che erano dei compagni di bevute tra virgolette di Pacciani. È singolare anche come viene coniata la frase compagni di merende. In realtà l'espressione viene usata da Vanni nel processo di primo grado di appello, quando lui disse
perché Vanni, ricordiamo, non ha mai ammesso niente, disse solo: io sono stato a fare delle merende col Pacciani, e da qui poi questa espressione colorita di compagni di merende, che poi ha avuto un'accezione negativa. Verrà condannato comunque Vanni all'ergastolo per complicità in 4 di 8 omicidi. Poi entra nelle indagini anche Giancarlo Lotti, che ha confessato la partecipazione. Invece, rispetto a Vanni, che non ha mai confessato, Lotti ha confessato di aver partecipato come palo in alcuni omicidi, e una partecipazione attiva solo per l'omicidio dell'83, però disse obbligato da Pacciani, anche se ci sono molti dubbi sull'attendibilità di Lotti, perché aveva problemi mentali, era un testimone pentito, abbastanza, diciamo, c'erano diverse incongruenze nelle sue dichiarazioni, quindi l'attendibilità è abbastanza variabile. Ecco, Francesco Nocentini, ma le costanti degli omicidi quali erano? Ma le costanti degli omicidi potrei anche... Innanzitutto la pistola, una pistola che non è mai stata ritrovata, la Beretta calibro 22. Questa ha firmato tutti gli 8 duplici omicidi, come giustamente è stato fatto notare. Se a Pacciani sono stati attribuiti 7 degli 8 duplici omicidi in primo grado, però rimaneva fuori praticamente il primo, e si doveva ipotizzare un complesso marchingegno per il passaggio della pistola da Stefano Menedo a Glande Sardi fino a Pacciani. Quindi uno sicuramente è la pistola, le mutilazioni dei cadaveri, però in realtà i cadaveri vengono mutilati a partire dal 1981, quando viene asportata, diciamo, una parte del pube della giovane vittima, perché fino a quel momento nei primi 2 duplici omicidi non c'erano state mutilazioni, o meglio, nel 74 si era inserito sulla donna con 96 coltellate, ma non asportando niente naturalmente. Quindi, diciamo, l'unica costante secondo me è sicuramente la pistola, al di là del fatto poi delle circostanze in cui avvengono questi omicidi, cioè sere praticamente estive, calde, diciamo con luna scura, cioè con novilunio, ecco, queste sono le costanti. E lui rovistava, lui o loro, rovistavano anche nelle borsette delle donne, vero? Sì, perché io direi di ricordare una cosa, Pacciani è stato condannato in primo grado non solo naturalmente per il proiettile che è stato trovato nel suo orto, ma perché gli è stato trovato in casa un blocco da disegno Skizzenbrunnen, dimensioni 34x48 cm se mi ricordo bene, c'era ancora il prezzo in marchi dietro, Deutschmark se mi ricordo bene 19.60, un portasapone marca Deis. Ecco, venne fuori che questi due oggetti erano stati commercializzati e venduti solo nella zona dove vivevano i due ragazzi tedeschi uccisi nel 1983. Due ragazzi tedeschi che poi erano due maschi. Erano due maschi, infatti si è sempre ipotizzato che, diciamo, il mostro o i mostri si fossero praticamente sbagliati, scambiando uno dei due ragazzi che aveva capelli lunghi per una donna. Comunque si continuerà a indagare, secondo te tu sei proprio lì? Credo proprio di no a questo punto, perché, diciamo, tutti i protagonisti comunque sono morti. Mario Vanni, l'ultimo, è morto nell'aprile del 2009. Come diciamo Pacciani nel 1998, è morto Giancarlo Lotti, il farmacista di San Casciano è stato assolto, la procura non ha fatto appello nei suoi confronti, il farmacista di San Casciano era colui che avrebbe commissionato i delitti per poi utilizzare i feticci per messe nere ed altri riti esoterici, ma diciamo è stato assolto e quindi la procura non ha fatto appello nei suoi confronti e quindi non ci saranno né altri processi né altre indagini. Bene, allora vedremo se per caso uscirà fuori qualche cosa, tu ce lo farai ovviamente sapere, no? Per le nostre puntate. Volentieri. Ringrazio moltissimo Francesco Nocentini di essere stato con noi. E grazie a voi naturalmente. Bene, torniamo con Ruben De Luca a parlare dei misteri del mostro di Firenze. Allora, intanto Francesco Nocentini ha citato una persona, un medico, Francesco Narducci, come mai? Perché entra in gioco anche Francesco Narducci negli ultimi anni, diciamo, tirato in ballo da un'intercettazione telefonica in cui un gruppo di pregiudicati parla, minaccia un certo soggetto X identificato con uno pseudonimo e dice: ti facciamo fare la stessa fine del medico ucciso nel Trasimeno. In realtà, ecco, Francesco Narducci
era morto, diciamo, inizio degli anni 2000 nel lago Trasimeno, morte classificata come incidente, insomma, era uscito in barca e praticamente si era detto che era stato, appunto, aveva avuto un incidente, la barca si era rovesciata, o incidente o suicidio. Questa frase, questa intercettazione, diciamo, accende l'interesse degli investigatori, perché c'è da fare una premessa, perché ci si interessa a Narducci, perché nel frattempo l'indagine era passata dal serial killer, dai compagni di merende, appunto, a introdurre l'eventuale pista esoterica, cioè la possibilità che ci fosse una setta satanica a commissionare gli omicidi, e che Pacciani e i compagni di merende fossero semplicemente degli esecutori. Un attimo, sta pista esoterica, perché si arriva alla pista esoterica? Ma si arriva alla pista esoterica essenzialmente considerando le mutilazioni sulle donne, perché appunto diciamo che un'altra delle caratteristiche, dicevano Centini, è la pistola e l'elemento comune. Io trovo un altro elemento comune, l'odio verso le donne, perché è vero che sono omicidi di coppie, però diciamo che l'uomo viene sempre ucciso sbrigativamente, per primo e a colpi di pistole, mentre l'arma bianca, il coltello, l'inferimento avviene solo sul corpo femminile, quindi c'è proprio una rabbia, un odio concentrato sul corpo femminile, e c'è la mutilazione, soprattutto negli ultimi duplici omicidi, del seno sinistro e della vagina, quindi diciamo si ipotizza che possano essere usati come feticci per dei rituali satanici particolari. Cioè vengono asportati e portati via? Esatto, vengono asportati e portati via e non saranno mai ritrovati. Infatti l'altra persona citata da Nocentini, Francesco Calamandrei, un farmacista di San Casciano, che viene sospettato di essere mandante e che viene sospettato di essere colui che riceve i reperti anatomici, tant'è vero che vennero fatte anche delle perquisizioni della sua farmacia, di casa sua, non vennero mai trovati, non sono mai stati trovati nella storia del mostro di Firenze questi reperti anatomici, per cui Calamandrei poi nel 2008 è stato assolto con formula piena. Ecco, secondo te, dai tuoi studi sui serial killer, si tratta di un assassino o di più assassini? Allora, dai miei studi, diciamo che la pista del serial killer è quella che io prediligo, anche perché criminologicamente ci sono stati nella storia altri casi di serial killer che se la sono presa proprio con le coppiette, perché la coppietta, diciamo che il profilo dell'FBI in questo era abbastanza chiaro: se si tratta di un serial killer solitario, si tratta di un soggetto con gravi problemi sessuali relazionali, che appunto colpisce la coppia nell'atto di fare l'amore perché odia appunto questa intimità, qualcosa che lui non può avere, e odia soprattutto la donna verso la quale si sente inadeguato. Però c'è sempre da spiegare il passaggio famosissimo della pistola dal 68 al 74, dal primo al secondo omicidio, che è il punto più oscuro, che non è mai stato spiegato in maniera esauriente. Quindi non potrebbe essere che un ipotetico serial killer trova la pistola, oppure che un futuro serial killer trova la pistola e da quel momento in poi decide di usarla? Ma diciamo che una delle teorie preferite, che spiegherebbe tutto, sarebbe di un serial killer, comunque di un soggetto cresciuto all'interno della pista sarda, che poi una delle teorie anche di Mario Spezzi, famoso giornalista fiorentino, si è occupato per anni del caso, che appunto poi, per spiegare la distanza tra il 74 e l'81, perché dall'81 i delitti hanno cadenza annuale, c'è questa distanza di 7 anni dal 74 all'81. Una ipotesi plausibile è che nel 74 l'assassino fosse molto giovane, un ragazzo, e che quindi abbia commesso questo primo duplice omicidio in maniera abbastanza titubante. Infatti non c'è la mutilazione, si vedono dei segni di coltello intorno alla vagina, ma come dei segni esitanti, che poi nell'81, diventato più adulto, abbia iniziato con la serialità annuale. Questa è una delle ipotesi. Ecco, però arrivati a questo punto ci sono stati comunque dei processi, cioè Pietro Pacciani viene condannato, poi assolto, ed era in attesa di un ulteriore processo in Cassazione, però Vanni e Lotti sono stati condannati. Sì, e in realtà anche Pacciani, diciamo, come membro dei compagni di merende, quindi la versione ufficiale, la sentenza ufficiale è che gli omicidi e mostri di Firenze sono stati commessi da Pacciani, Vanni e Lotti. Gli inquirenti sono stati loro. Che cosa? Per gli inquirenti? Inquirenti al processo sono stati loro.
Sì, esatto. Vanni, come ho detto, non ha mai ammesso niente. Pacciani ha sempre protestato a sua innocenza. L'unico che ha fatto delle ammissioni è stato Lotti. Quindi, diciamo, la versione ufficiale è questa. Poi, morto Narducci, le indagini, come dicevano Centini, è difficile che venga fuori qualche altra cosa, perché tutti i filoni sono arrivati a un punto morto. Il pool antimostro, la squadra antimostro è stata smantellata, per cui la versione ufficiale è questa. Ecco, e quindi, ma per te e per molti altri esperti e criminologi, non è questa la soluzione finale? Ma secondo me, secondo altri no, nel senso che i casi sono due. O Pacciani faceva parte, Pacciani aveva una personalità esplosiva che è assolutamente contraria a quella di un serial killer del genere sessuale, come quello che ipotizziamo abbia commesso gli omicidi del Mostro di Firenze, è un soggetto represso, è un soggetto implosivo, abituato a tenere tutto dentro di sé, a reprimere, dalla facciata apparentemente insospettabile. Pacciani era tutto l'opposto, era un violento, era un omicida confesso, uno stupratore, una persona orribile da un punto di vista umano e da tutti i punti di vista, però non aveva le caratteristiche del serial killer, che sono opposte. Ce le riassumi brevissimamente, l'età di solito del serial killer qual è? E anche qui, diciamo, l'età media è 28 anni, però ci sono diversi casi, perché una delle obiezioni che è stato fatto all'ipotesi del serial killer ragazzo nel 74 fosse un adolescente, che un ragazzo non è capace di fare certe cose, non è assolutamente vero, perché ci sono casi di violenza efferatissima commessi anche da 13-14 anni, anche da 12 anni, quindi serial killer di questo genere sessuale è un soggetto, perché poi ci sono varie tipologie di serial killer, questo che ci interessa a noi è un represso, un soggetto che ha problemi di impotenza, che odia la donna, non riesce a stabilire un legame né sessuale né relazionale sano e che quindi sfoga il suo odio in questo modo. In questo modo. Bene, allora Ruben De Luca, io ti ringrazio moltissimo di essere stato con noi in trasmissione. Ringrazio in bocca al lupo per il prossimo romanzo noir che si intitola, hai detto? Dietro al sipario, Armando Curcio editore, esce a settembre. Allora in bocca al lupo. Grazie. Cinzia San Antonio, allora siamo arrivati alla fine, tu resti in Messico, quindi anche sabato prossimo saluterai tutti e condurrai il programma intercontinentale. Esatto, qualche cosa di esotico, di particolare. Ringrazio il regista Antonio De Robertis e Marco Mascia, che ha curato la parte tecnica del nostro programma. Un caro saluto da Cinzia Tani.